Ciao ragazze e ciao ragazzi e bentornati in un nuovo video. Intanto prendiamoci un attimo per ammirare i miei fenicotteri, cioè nel senso guardate quanto sono belli, questa camicetta è fantastica, è la vita. Se anche voi volete avere dei fenicotteri, andate da OBS, è 9,99 euro e avete i fenicotteri. Secondo poi, scusatemi per la faccia e se sembrerò un po' abbacchiata, ma come tutte le persone normali io mi sono raffreddata il 12 maggio. Ebbene. Dunque, finalmente sono qui per fare l'update del video What's on my iPhone. È un video che mi chiedete veramente da tantissimo tempo, però siccome io non sono in realtà una scaricatrice particolarmente assidua di applicazioni, non avevo grandi aggiornamenti da fare, però siccome è un po' che non lo faccio, in realtà adesso ho delle applicazioni carine di cui parlarvi. Siccome sono una fantastica YouTuber, alla regia vi farà apparire da questo lato lo schermo del mio telefono, così potrete vedere anche voi quello che io vedrò nello schermo. In realtà non perché sono fantastica, ma perché finalmente ho fatto l'aggiornamento del computer dopo circa 2 anni e quindi finalmente posso fare anche questa cosa fighissima che ho sempre voluto fare. Ok, ora dovreste poter vedere anche voi lo schermo del mio cellulare alla mia destra, perché questa dovrebbe essere la mia destra dalla vostra prospettiva. E iniziamo subito. Allora, intanto il mio telefono è un iPhone 6S. Oro rosa da 64 GB. Se qualcuno di voi volete delle informazioni tecniche, allora prima pagina, vabbè, lo sfondo è briciola, cioè questa è tipo la foto più bella dell'universo. È briciola, versione modello di Dolce & Gabbana. Adoro questa foto. E lo sfondo invece della home è un salice piangente. Iniziamo subito. La prima pagina vediamo le foto, fotocamera, le impostazioni. Come potete vedere, devo fare l'aggiornamento. Poi i messaggi, le mail, il telefono, iTunes Store, App Store, Safari, Meteo Plus, che è un'applicazione che io preferisco al metodo tradizionale di Apple perché, boh, secondo me è più figo, più veritiero. Guardate quanto sole e quanto caldo, io sono molto felice. Cos'è questo aereo? Guardate quanta figaggine, sono molto felice di tutto ciò. Poi c'è Facebook. Io non accetto amicizie su Facebook privatamente, cioè sul mio Facebook privato, però se volete nell'info box trovate il link del gruppo di Facebook che ho creato con il mio account e lì potete aggiungermi, possiamo parlare di cose belle. Poi c'è Twitter dove non mi segue nessuno, sono tipo 700 follower, però se vi va io ogni tanto metto delle cose tipo queste e quindi se vi va di seguirmi su Twitter sono marghe underscore 15. E poi c'è WeHeartIt, che è un'applicazione che ormai hanno tutti, in realtà è anche questo, è un social network, però viene scaricato soprattutto per scaricare le foto da sfondo, e ci sono delle cose molto belle, molto fashion, Riverdale, e insomma io mi diverto a vedere le foto, a scrollare le immagini, eccetera. Poi c'è Snapchat, che è il social network dimenticato da Dio, visto che ormai c'è Instagram Stories e quindi nessuno se lo fila. Snapchat, però se volete seguirmi trovate il link nell'info box, come anche di Twitter, tra l'altro. Poi Periscope, idem con patate, da quando Instagram dà la possibilità di fare le dirette nessuno se lo fila più, e però prima lo utilizzavo. Roma Bus è l'applicazione che utilizzo per vedere quando passa l'autobus, quindi si mette il numero della fermata o l'indirizzo o l'autobus che state aspettando e vi dice più o meno quanto tempo dovrete aspettare sotto il sole o sotto la pioggia. E poi ci sono le pagine di Facebook, anche il link della pagina Facebook se volete nell'info box, in realtà non è che l'aggiorni più di tanto, più che altro ci metto automaticamente le foto che carico su Instagram, quanto sono bella, vabbè. Poi c'è Google Maps, e la mia acqua, che è un'applicazione che per me è fondamentale perché potete segnare tutto quello che bevete, vi fa praticamente una stima di quello che dovreste bere durante il giorno in base al vostro peso, alla vostra altezza. Io dovrei bere 2 litri d'acqua circa e qui potete segnare tutte le volte che bevete. Io segno soltanto l'acqua, però potete segnare anche il latte, caffè, tè, eccetera, eccetera. Io segno soltanto l'acqua perché devono essere 2 litri solo di acqua, poi tutto il resto è un liquido in più, però io di acqua devo bere 2 litri d'acqua. Abbastanza brava, questa applicazione mi ha dato veramente una gran mano perché adesso riesco a organizzarmi anche senza dover per forza segnare quotidianamente tutte le cose che devo. Poi c'è Studio, che è un'applicazione utilissima perché ha un canale YouTube, perché vi permette di gestire commenti, le varie analytics, guadagni, che ormai non ci sono quasi più e niente. Poi TV Showtime, che è l'applicazione della vita.
Questo è il mio profilo, mi chiamo Daisy on Mars come su Instagram e qui ci sono tutte quante le mie serie TV, come vedete ce ne ho parecchie, finite, cominciate, da finire, insomma, ed è un'applicazione fondamentalmente vitale, questo è il mio personaggio e se volete seguirmi, mi chiamo appunto Daisy on Mars, seguitemi perché mi diverto molto a aggiornare le mie serie TV e mi piace molto seguire anche le altre persone, così ogni volta aggiungo serie TV nuove. Poi c'è WordPress che ho scaricato quando ho creato il mio blog su WordPress, che in realtà è tantissimo tempo che non aggiorno purtroppo perché mi piaceva tantissimo e giuro che tornerò se vi va, dovrei lasciare sempre anche nell'info box il link del mio blog. Ho scritto comunque degli articoli di cui sono abbastanza fiera parlando anche di università, insomma parlando anche di cose serie, un blog in cui in genere non tratto make-up, quindi se vi va. Poi c'è questo che si chiama WMU, Wireless Mobile Utility, che è l'applicazione per il wireless con la mia macchina fotografica e che mi permette di scaricare le foto via wifi. Goodreads, anche questo lo uso pochissimo, però in genere è carino per tenere traccia dei libri che leggete, che avete letto, mettere le recensioni, vedere le recensioni degli altri, e, insomma, carina anche questa. Poi, vabbè, le applicazioni che ci sono sotto, che sono quelle che rimangono sempre qui perenni, sono Spotify, WhatsApp, YouTube e Instagram, sono le quattro applicazioni fondamentali del mio telefono. Poi la prima cartellina si chiama Useless, e ci sono appunto applicazioni che utilizzo in realtà pochissimo: memo vocali, le note, contatti, wallet, calcolatrice, calendario, orologio, salute e GarageBand, che in realtà ogni tanto uso, e trovo iPhone, che non so perché è finito qua dietro, poverino, mettiamolo vicino ai suoi amici, non uso mai queste applicazioni. Poi social, ci sono tutti gli altri social. E Messenger, che è la chat di Facebook, che è un po' inutile come applicazione separata, però si deve scaricare se volete chattare anche via Facebook. TripAdvisor, MyTaxi, che fondamentalmente non l'apro perché c'è il mio indirizzo di casa, però potete appunto prenotare un taxi via online dall'indirizzo di casa o comunque da dove vi trovate e vi trova via Google Maps. La ciccia delle braccia è veramente molto bella da vedere in videocamera. Poi Spotlime, che è un'applicazione fichissima perché anche qui vi fa vedere praticamente gli eventi che ci sono nella vostra zona. Insomma, anche qui ho preciso l'indirizzo, quindi non ve la faccio vedere, però vi fa vedere tutti gli eventi che ci sono nella vostra città, aperitivi, concerti, cinema all'aperto, insomma, molto carina. Poi c'è Pinterest, anche questa nasce come social, però io non ci pubblico niente, se potete leggere articoli veramente disparati dall'alimentazione al fitness, anche qui bellezza, capelli, trucco, unghie, eccetera, eccetera, ed è un'applicazione molto, molto divertente. Just It, idem, c'è cioè il mio indirizzo, non l'apro, non vi devo spiegare cos'è Just It. Musical.ly, che ho scaricato soltanto per vedere quello che fa mia sorella, perché io non lo so usare, non lo uso, non ho, cioè ho un profilo, non so manco come mi chiamo perché non lo so usare. Giallo Zafferano per vedere le ricette buone delle cose che non mi posso mangiare. Netflix, che in realtà ho qui semplicemente perché qui controllo, cioè tengo traccia delle nuove uscite, vedo le serie che mi metto nell'elenco, oppure appunto le nuove uscite, le cose che aggiungono, però non guardo Netflix al telefono perché diventerei cieca. Poi c'è Tumblr, che non so utilizzare, però ce l'ho perché forse prima o poi imparerò. Zomato, che è un sacco divertente come applicazione. Vediamo se non c'è il mio indirizzo, vi faccio vedere. Vabbè, sì, ci sono le zone di Roma e praticamente potete mettere la zona in cui vi trovate e potete cercare i locali dove mangiare, i ristoranti, potete mettere il tipo di cucina che state cercando, quanto vorreste spendere, la fascia oraria in cui volete andare, insomma, e vi fanno vedere tutti quanti i ristoranti che ci sono in quella zona. E poi c'è Skype. Poi Music. Abbiamo Sing per fare karaoke, Magic Piano che c'è stato un periodo che utilizzavo sempre, Music Match che vi permette di collegare il telefono sia, cioè di collegare tipo iTunes, no, non iTunes, vabbè, la musica del telefono oppure Spotify, eccetera, vi rintraccia la canzone che state ascoltando e vi fa comparire il testo di fronte. Io lo uso sempre perché così mi impara a memoria i testi delle canzoni. E Shazam, che penso che non serva una spiegazione, a cappella, che serve per fare i video, in più cantate la canzone a cappella, potete mettere più video contemporaneamente, tipo uno in cui fate la voce, uno in cui fate il controcanto, io lo utilizzavo in passato, avevo messo sul mio vecchio profilo Instagram qualche video. Poi c'è Music Quiz, che è un quiz online, vi fa sentire delle canzoni, dovete indovinare o l'artista o il titolo della canzone, un gioco divertente, e poi c'è Soundhound, che è come Shazam in realtà,
Però su SoundHound potete anche fischiettare o canticchiare voi la canzone, invece Shazam mi sembra che possiate soltanto farla sentire, la canzone originale, non potete canticchiarla, se no non capisce. Poi c'è Photos, in cui ho messo delle applicazioni che uso per modificare le foto, oppure sempre delle applicazioni relative alle immagini, quindi c'è Studio, che uso ogni tanto per modificare le foto. Questo è su iMagix, è l'applicazione della mia finta GoPro, perché non è una GoPro, però è una GoPro, è tipo, cioè una macchinetta di quelle che potete andare sott'acqua, insomma. E anche questa serve perché si collegano wireless, quindi le foto che ho fatto quest'estate in Sardegna sott'acqua potete scaricarle poi sul telefono. Facetune, che è un'applicazione, l'unica, una delle pochissime applicazioni a pagamento che ho sul telefono, che è fantastica perché vi permette di modificare le foto in maniera veramente professionale. Ogni tanto mi cancello i brufoli, mi sbianco i denti perché così mi sento meglio. Poi c'è Squaready, che serve, o Squaready, non so come si pronunci, per squadrare la foto. E Layout, che è un'applicazione collegata ad Instagram che vi permette di fare i collage. Guardate quanti selfie faccio prima di deciderne di metterne solo uno. Potete fare i collage. LalaLab, che è un sito online che ha anche un'applicazione dove potete ordinare le cose da stampare, cioè le potete far stampare le foto sia su Polaroid, su foto normale, il calendario, eccetera, eccetera. Poi c'è Utility, queste in realtà sono applicazioni utili, quindi non useless come prima. iMovie, che ogni tanto uso quando faccio i vlog dall'iPhone perché me li monto qui e poi li metto sul computer e dal computer li carico. iBooks, in cui ci sono alcuni libri che ho scaricato, in realtà utilizzo, cioè iBooks lo uso moltissimo sull'iPad più che qui. Wunderlist, che serve per fare liste, io ci ho messo alcune cose, film da vedere, viaggi da fare, libri da leggere. Questi qui cuoricini sono i film che devo vedere con Leonardo DiCaprio, Johnny Depp e Zac Efron, che sono gli attori fondamentali. E Clue, che avete visto in tutte le salse, penso, però io non collaboro con questa applicazione nel modo più assoluto, ma cioè non che ci sia qualcosa di male, però insomma io non collaboro, l'ho scaricata perché il mio ciclo fa un po' come gli pare, mi serviva qualcosa che tenesse traccia di quando deve venire e quindi ho scaricato Clue perché ne parlavano tutti, alla fine è comoda. Poi c'è One Password, che mi ha suggerito Bruno. Ciao Bruno, che tra l'altro ho incontrato l'altro giorno, adesso non sono proprio al massimo della mia forma, però quando sarò un po' meglio vi parlerò meglio della mia esperienza di passeggiata a Roma con Bruno. E me l'ha suggerita nel momento in cui ho avuto il panico con l'hacker su Instagram, che per chi non lo sapesse il mio profilo Instagram precedente è stato hackerato e cancellato da un simpaticissimo essere umano, e quindi ho scaricato questo perché mi cripta delle password, cioè mi crea delle password molto complicate che io utilizzo per i social network, per la mia mail, per YouTube, eccetera, eccetera. Così ho delle password archiviate qua dentro che sono difficili da indovinare, da decriptare. Che Banca è l'applicazione della mia banca in cui tengo traccia del mio estratto conto. Rantastic, che ho scaricato recentemente perché voglio ricominciare a fare un po' di corsette e camminate veloci. E poi c'è Shopping, che in realtà uso poco, però comunque ce l'ho perché ogni tanto faccio degli acquisti da qua, eBay, Amazon e AliExpress. E in genere le tengo sull'iPad oppure vado direttamente sul sito quando compro qualcosa da questi siti, però ce l'ho anche qua perché ogni tanto mi metto a tempo perso a cercare delle cose a caso. E poi qui ci sono i giochini, si chiama Giochini questa applicazione, e in realtà non ne ho tanti di giochi, infatti vi avevo chiesto qualche giorno fa su Instagram di mandarmi qualche suggerimento, me ne devo segnare altri, e c'è Akinator, che è troppo divertente, il genio che vi indovina il personaggio, questo stai pensando facendovi alcune domande, Slither.io, che è il vermino, Kingdoms, che penso che conoscete tutti quanti, e Fight List, che è il gioco del momento, che vi dice praticamente vi connette sempre con degli avversari, sia dal vostro Facebook che avversari casuali, e vi dà una categoria, voi dovete mettere il maggior numero di oggetti, di persone, paesi, eccetera, appartenenti a quella categoria nel minor tempo possibile, è troppo divertente. Ultimo, produttività, c'è Promemoria, Flow Timer, che sarebbe l'applicazione del pomodoro per studiare, che vi mette il timer, e Pages, che ogni tanto utilizzo perché purtroppo quando non c'è posto all'università mi metto per terra e allora per prendere appunti li scrivo direttamente qui. Allora, sto salvando la registrazione del caso perché ho il computer scarico e quindi ho paura che mi si autodistrugga tutto. Comunque, questo qui era tutto. Mi dispiace di essere stata un po' sbrigativa, sono stata forse un po' meno simpatica vi ho intrattenuto un po' meno del solito, però sono un po' abbacchiata.
perché appunto mi sono un po' raffreddata e credo di avere anche un principio di allergia, un principio di febbre, un principio di cose e poi sta cominciando la sessione estiva e quindi sono un po'. Al di là di questo, io spero che questo video possa esservi stato utile e spero di aver fatto scoprire magari qualche applicazione che non conoscevate. Se avete voi delle applicazioni da suggerirmi, fatemi sapere nei commenti che sono sempre alla ricerca, in particolare di applicazioni di giochi, ma anche di applicazioni produttive, di queste cose che servono a fare cose. Mi sento molto, molto importante, non lo so, quando mi metto a cercare queste cose un po' più tecniche, non lo so, sono pazza. Va bene, fanciulle, vi mando un bacio gigantissimo e ci vediamo alla prossima. Ciao!